Ma guarda, non sapevo che fossi qui. Che ti prende? Ripeti davanti a me quello che hai detto a tua sorella. Come ti azzardi a sostenere che tuo figlio è mio, visto che sono molti mesi che tra noi non c'è niente? Io avrei detto questo. Ma non è vero. Certo che me l'hai detto, Anna. E quando? Il giorno stesso in cui sei arrivata. Tu sei pazza. Mi hai anche pregato di non dire nulla alla mamma perché non si vergognasse di te. Tu hai proprio perso la ragione. Come puoi pensare che ti abbia detto una cosa simile? Se stai solo cercando un pretesto per non sposarti, potevi inventare qualsiasi altra scusa, ma non questa. Mi sembra che la faccenda sia chiarita. E visto che non sono il padre del bambino di tua sorella, non c'è alcun motivo per rompere il fidanzamento. Il fatto è che lei... E per quanto riguarda la visita che ti ho fatto il giorno in cui sei arrivata, diglielo a Beatrice. Diglielo perché sono venuto. Non ti ho detto che se cercavi di impedire che ci sposassimo te l'avrei fatta pagare? È stato per questo. Semplicemente penso che voi due non dovreste sposarvi. Quello che tu pensi non mi interessa affatto. Invece ti dovrebbe interessare. Perché solo uno stupido si sposerebbe con una donna che lo disprezza. Sì, Beatrice ti disprezza. Non è vero! Ah, no! Non sei stata proprio tu a dirmelo. Basta. Non mortificare tua sorella con le tue bugie. Bugie? Diglielo tu se sono bugie. Sì. Sono tutte bugie. Devi smetterla di sputare veleno, Anna. Tanto non ti crede nessuno. Voi che avete tanto parlato male di me, siete molto, molto peggio. Siete degli ipocriti. Spero solo che siate infelici e sventurati come meritate. Non te la prendo. Sappiamo bene entrambi come è fatta Anna. Oggi vorrei andare a comprare i mobili per la nostra casa. Spero che al mio ritorno tu non abbia cambiato nuovamente idea. Non avrei piacere che mi abbandonassi a pochi giorni dal matrimonio. No. Devi giurarlo. Ma non come tua sorella. Devi dirmi la verità. Giuralo. Giuralo su Dio. Sì. Te lo giuro. Eravamo d'accordo che avresti rotto il fidanzamento. Si può sapere perché non lo hai fatto? Non ho potuto. Ma perché? Non lo so. Hai avuto paura che si arrabbiasse? Ti ha detto qualcosa? Madre, per favore, vorrei che mi lasciaste in pace. No, no, Beatrice. L'ho fatto quando volevi entrare in convento. Ma questa volta... Ma io mi voglio sposare con lui. Ma ora non è più necessario. Non capite? Io lo amo, madre. Lo ami? Tu lo ami? Sì. Ma se fino a ieri eri innamorata di Andrea... Ora non più. Adesso amo Juan. Beatrice, ne sei sicura? Sì. Sarai sempre il mio unico amore, fino all'ultimo giorno di vita che Dio vorrà concedermi, fino al mio ultimo respiro. Oh, che banale. Andrea, non avrei dovuto illuderti dicendoti che ero rimasta incinta. Perché? Non è vero. Mi sono sbagliata.
Perdonami. Non ha importanza. In fin dei conti abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Come stanno tua madre e Beatrice? Bene. Sono molto indaffarate con i preparativi del matrimonio. E Juan, l'hai visto? Sì, quando sono venuta a trovare mia sorella. Io insisto, questo matrimonio è una pazzia, un'assurdità. Prova ancora a fare qualcosa. Cosa vuoi che faccia? E poi è troppo tardi. Ho pensato molto a tutto quello che è successo e credo che il mio comportamento sia stato ingiustificato ed egoista. Perché dici questo? Quando credevo che fosse un povero diavolo, uno sventurato di infimo ceto, che lottava per sopravvivere, provavo simpatia per lui e un gran desiderio di aiutarlo. Però dopo, quando ho scoperto che non era tanto sprovveduto e che in realtà io non potevo essergli utile, ti confesso che mi sono sentito frustrato. È facile essere generosi con chi è inferiore. E quando ho saputo che era mio fratello, mi sono sentito anche peggio di prima. Perché l'uomo che credevo inferiore in realtà era al mio livello. Beh, questo non è esatto. Juan sarà anche un Aleardi, ma resta sempre un bastardo. Sì, ma in ogni caso è figlio di mio padre. Noi due abbiamo lo stesso sangue. Va bene, e con questo? Sono stato ingiusto e meschino con lui. Juan è mio fratello maggiore. Ed è così che devo incominciare a vederlo. E che cosa pensi di fare? Dirglielo. Accoglierlo fra di noi. Proporgli di essere una sola famiglia. Di essere più uniti, di frequentarci. Bene. Non posso che approvare la tua decisione. Ti piace? È molto bello. È il mio anello di fidanzamento. Grazie. Ti posso baciare? Signor Juan è in casa? No. A che ora tornerà? Non l'ha detto. Riferiscigli che devo parlare con lui e che resterò a San Paolo fino a domani. Sì, signore. Era il signor Andrea, vero? Sì. E perché vorrà parlare con il signor Juan? Forse avrà voglia di litigare. Per quale motivo? Ah, non te l'ho detto, vero? Sua moglie è stata una delle amanti di Juan. La moglie del signor Andrea. Mm-hmm. Chi l'avrebbe detto, eh? La signorina Beatrice lo sa, ma credi che gliene importi? No. E poi parlano male della povera gente. Erano qui e si baciavano. Ma non crediate che fosse un bacio casto. Ci mancava solo che si strappassero gli abiti di dosso. E tu per quale motivo non sei intervenuta? Cosa potevo fare? Li ho visti e sono corsa via. Io, madre, non ho mai permesso che Andrea mi mancasse di rispetto a quel modo. Beatrice, si può sapere perché ti sei comportata come una svergognata? Che cosa ho fatto? Tua sorella ti ha visto baciare Juan in un modo indecente. Anna si trovava lì. Ah, allora lo ammetti, sì. Sapete, mi ha regalato l'anello di fidanzamento, guardate. Questo non è un buon motivo per perdere la testa. Juan è fatto così. E poi stiamo per sposarci, madre. A me non interessano i suoi slanci. Sei tu quella che deve essere prudente. E la tua condotta deve essere irreprensibile fino al giorno in cui uscirai da questa casa per andare in chiesa. Perché se si permette certe libertà adesso, poi pretenderà ancora di più. Di più? Altre intimità. Madre, ci sono molte cose che non capisco e vorrei che voi me le spiegaste.
Quali cose? Riguardo al matrimonio. Ecco, io... Senti, è meglio che ne parli con tua sorella. No, con lei no. Per favore, madre. Ditemi solo che vuol dire fare l'amore. Questi non sono discorsi che si fanno tra madre e figlia. Senti, è meglio che tu lo chieda a tuo marito, però non adesso, Beatrice, soltanto quando vi sarete sposati. E non lasciarti più baciare in quel modo dal tuo fidanzato.